le squadre stanno entrate in campo tra poco, sarà l'inizio della sfida. Vediamo subito l'entrata delle formazioni. Ora Elastici si distende in avanti qui sotto la nostra postazione con Ghiardelli, che viene fermato, però la palla, la situazione prosegue in area del Dracone. Attenzione, e c'è già il gol dell'Astici. Quindi a piede invertito Saccava a cercare Mercai. Mercai si libera della marcatura di un avversario, ancora Saccai in area, adesso esce, rientra, la mette dentro, Guei non ce la fa, la cava ed è contratto ed è rigore. Al minuto 26 si aspetta soltanto il fischio del signor Spedale. Holger Mercai parte alto da Brustolini, adesso il Dartona proverà a reagire anche a questa mazzata. Dopo il gol di Mazzucco c'è una bella percussione di Saccà sulla sinistra, rientra Matteo Saccà ancora in area, col destro la mette dentro per, e c'è la parata e poi la rete, no, fuori gol. Intanto è Sumaoro che recupera la sfera e la appoggia indietro a West, che viene attaccato, recupera la palla Guei per Mercai, solo Mercai entra in area contro Brustolini e sbaglia anche questa opportunità, e c'è un altro rigore. Contro Brustolini, un rigore generoso, come ha detto anche Cristian. Vediamo adesso Saccà, fischia Spedale, parte Saccà, fuori! Ecco! Tirato calcio di un certo livello, mentre ora c'è punizione a favore dell'Asti con traversa piena da parte di Picone, gran punizione del numero di... La mette fuori Rossi, vediamo se riesce a partire la cava. Poi Saccà, accicato un difensore dell'Asti, Saccà fila verso il Dartona, la porta dell'Asti, Saccà, elude Brustolini, Saccà, perde il tempo.